La seconda ospite di questa sera è un'attrice meravigliosa, così piena di fascino che ieri l'ho invitata a pranzo. Guardate com'è andata. Tutti guardano alle differenze tra uomini e donne. Io guardo le somiglianze. Uomini e donne sono molto simili fra loro. Ad esempio, quando sono in fiamme. Perché mi ha portato qua? Oh, non crederei ai tuoi occhi. Stai per vedere il cameriere più smemorato che esista sulla faccia della terra. Ed ecco il vostro cameriere. Buongiorno, posso prendere la sua ordinazione? Sì, vorrei una caprese, grazie. Bene, e posso prendere la sua ordinazione? Strozzapreti al ragù e scaloppini al limone. Bene, posso prendere la sua ordinazione? Io vorrei una caprese, grazie. Bene, e posso prendere la sua ordinazione? Strozzapreti al ragù e scaloppini al limone. Bene, e posso prendere la sua ordinazione? Allora, il signore ha chiesto strozzapreti al ragù e scaloppini al limone e io ho chiesto una caprese. Bene, e da bere 2 bicchieri di novello? Bene, e lei? 1 bicchiere di novello? Bene, e lei? 2 bicchieri di novello? Bene, e lei? 1 bicchiere di novello? Bene, e lei? E 1 bicchiere di novello? Ma che ha? Il bello deve ancora venire. Ecco qua. Ma non ci credo, dai. Aspetta. E questo è il dolce. Ma è uno scherzo. Non ne va. In questo ristorante non ci torno mai più e non mi telefoni. Ed ecco il suo resto. 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 1 milione, 2 milioni, 10 milioni. Grazie e torni a trovarci. Oh, buongiorno, posso esserle utile? Sì, grazie. Un tavolo per due. Prego, signora. È con noi Laura Morante. Hey there, Coots, put on your dancing boots and come dance with me. Salve Laura, ben arrivata. Volevo un attimo ringraziare, sicuramente il pubblico avrà riconosciuto nella parte del cameriere smemorato il grandissimo Nando Paone. E volevo ringraziarlo di cuore, un applauso Nando Paone e gli amici che abitano a Napoli sono fortunati perché lo potranno vedere in teatro, al Teatro San Nazaro di Napoli fino al 4 febbraio in una commedia intitolata Dolori di Corpo, scritta e diretta da Cetti Sommella, con Nando Paone e Cetti Sommella. Andate, mi raccomando, e poi sarà in tournée in tutta la campagna. Grande, grande Nando. Quando esce questo film di Moretti? Perché è stato annunciato, straannunciato. Quando esce? Dovrebbe uscire il 23 febbraio. E poi non dico altro perché non posso dire niente. Non puoi dire nulla? Però io so, per esempio, durante le riprese che sono durate... Ah, quello che tu sai, ma... Durante le riprese che sono durate non so quanto, un anno, 20 anni, quando sono durate le... Beh, cioè, 6 mesi. Sei mesi, tu ti sei trasferita ti sei trasferita ad Ancona? Sì. È una cosa che fai? Cioè vai sui set, abiti sui set? E... Cosa è successo? Non lo so. Oh, una spillina, va bene, raccogliamo dopo. Dunque, vado, mi trasferisco, no, non mi trasferisco sempre perché in generale non durano 6 mesi, i film durano un po' meno. E allora, ma insomma, quando posso prendo di preferenza un appartamento perché mi piace stare in casa. Uh-huh. E poi porto con me... perlomeno la più piccola delle mie figlie. Quante figlie hai? 2. Uh-huh. E cosa fanno loro nella vita? Cosa fanno? Sì. Cosa fanno? Dunque, la piccola studia in seconda media. Uh-huh. E la grande in questo momento lavora in una pizzeria. Non voleva andare subito all'università e quindi ha finito il liceo. E mi piace questa cosa. E ti assomigliano? Vorranno fare le attrici, cose di questo genere? Non lo so. Ti piacerebbe se facessero le attrici? Se a loro piace, sì, perché io sono un po' contraria a farle cominciare troppo presto, ma per la grande il problema non si pone più. Uh-huh. Per la piccola, lei ha fatto già un film con me, che era quello di Paolo Virzì, Ferie d'agosto, dove fra l'altro era molto brava. Anche la grande ha fatto una cosa in Francia, anche lei, forse io, mi sembrava brava anche lei. Tu non hai cominciato come attrice, hai cominciato come ballerina, giusto? Io ho cominciato come ballerina, sì, ho cominciato come lavoratrice agricola.
Poi, vedi, che famiglia. E poi, questo dove, in Toscana? Secondo, sì, facevo la mia prima, il mio primo tesserino di lavoro, era un tesserino di lavoro di lavoratrice agricola. Cosa facevi come lavoratrice? Facevo le vendemmie, facevo questi lavori stagionali per guadagnare un po' di soldi. Poi dopo, invece, il mio secondo tesserino è stato un tesserino di categoria Terzicorea, no? Si dice. Categoria Terzicorea, certo. E il terzo, non lo so, non ho mai visto il terzo, dov'è? Adesso non ce l'ho. E per quanto tempo hai fatto la ballerina? Dunque, la ballerina l'ho fatta per, non me lo ricordo più, penso 3 anni, 3 anni professionalmente, credo, sì. E poi a teatro ti scopre chi? A teatro io facevo uno spettacolo così, in un momento di riposo, quando ero ancora ballerina, facevo uno spettacolo con un amico toscano, che purtroppo è morto, si chiama Donato Sannini, e venne a vedere lo spettacolo Giuseppe Bertolucci, che in quel momento preparava un film che si chiamava Oggetti Smarriti, dove aveva bisogno di una giovane ragazza che facesse un ruolo di drogata alla stazione di Milano. Hai cominciato con Bertolucci subito? Ho cominciato con Giuseppe Bertolucci, poi il secondo film con Bernardo Bertolucci e poi... La tragedia di un uomo ridicolo. Ma è noioso così, andiamo avanti così. No, non è noioso affatto, mi interessa moltissimo, non è noioso affatto. Hai questa passione scoperto per il presepe? Sì. Hai scoperto, me l'hai chiesto, me l'hai fatto chiedere e poi te l'hanno detto, te l'hanno riferito. Esatto. Scoperto. Ho scoperto che questa passione è per il presepe. Semplicemente mi piacciono i presepi, mi piace guardarli. Io ho trascorso parecchie ore proprio a guardare il presepe. Mi piace guardare il presepe, mi piace perché mi piace quell'indifferenza, quelli che giocano a carte mentre lì nasce il bambino, gli altri che mangiano. Mi sembra che ci sia un mistero nella bellezza del presepe che non sono ancora riuscita a cogliere, forse non lo coglierò mai. E allora lo guardo e dico, forse un giorno capirò perché è così bello. Cosa non ti piace del lavoro di attrice? Per anni rispondevo, mi piace il mestiere dell'attrice, non mi piace la professione dell'attrice. Che differenza c'è? Ma non so se poi è tanto ben detto, ma io avevo trovato questa formula perché... mi piaceva il mestiere nel senso che mi piaceva proprio recitare, mi piaceva proprio il lavoro, soprattutto, non so, le prove a teatro, mi piacciono tanto, quando arriva il pubblico mi piace meno. Mi piace tanto provare sui testi, eccetera. E poi mi piace lavorare, insomma, mi piace lavorare, vedere le cose che vengono fuori. Poi invece tutto l'aspetto professionale, vale a dire essere un'attrice, rappresentare se stessi, farsi vedere, quello mi piaceva meno. Ora forse mi piace un po' di più, insomma perlomeno mi crea meno problemi. Per anni ho proprio avuto difficoltà, avrei voluto avere una sorella gemella che mandavo a fare tutto il resto. A me piaceva solo recitare, il resto non mi piaceva. Tuo padre era impegnato, hai detto, politicamente, eccetera. Tu ti interessi di cose politiche? Ma io sono stata forse di tutta la mia famiglia numerosa, forse la meno impegnata politicamente, perché avevo un problema proprio, forse perché io ero, non sono più, patologicamente timida già. Quindi io non mi sono potuta iscrivere all'università, ho provato 2 volte attraverso una agenzia, non ci sono mai entrata, appena vedevo tutti questi giovani, dicevo, oddio, come faccio io a stare qui? E non ci sono andata. E con la politica è un po' la stessa cosa, si manifestava, si doveva parlare, si doveva avere un'opinione, esprimerla, a me non mi riusciva. Però insomma, poi in realtà mi interessava, perché interessava, tutti in famiglia erano molto appassionati di politica. Quali sono le cose importanti per te in politica? Quali sono le cose importanti in politica? Cosa ti sta a cuore? Della cosa pubblica. Della cosa pubblica? Ma mi sembra una strana domanda, non so, potresti trovare un'altra formulazione? È la prima volta che te la fanno. È la prima volta che me la fanno, non sono preparata. Formula in un altro modo. Cosa ti piace di te? È la stessa domanda in quanto politica? È la stessa domanda rifatta. In quanto, dunque, cosa mi piace di me? Ma anche questo non lo so, credo che vari. Non c'è una cosa che mi piace una volta per sempre, una cosa mi piace un giorno, poi un giorno dopo non mi piace più. Ma che domande mi fai? C'è qualcosa che detesti forse però. In politica? C'è qualcosa che detesti? Aspetta, no, ora mi metto a pensare. Non, poi non se mi metto a pensare... Non fuggire. Qualcosa che detesti di te? Qualcosa che detesto di me? Ma è la stessa cosa, non è che detesto... Detesto di me? No, non detesto niente, tiè. Hai un'impressione di qualcosa? Teatro, cinema, qualcosa? Dunque adesso non lo so ancora.
stai perdendo spilline. Io vorrei, scusa un attimo, io vorrei fare una raccolta delle spilline perse nel frattempo. Una. Due. Tre. Scusa. No. Grazie Laura, è stata con me. Prego, per ora mi accompagni perché non voglio uscire da sola. Va bene, ok. Laura Morante.